Buongiorno a tutti, oggi siamo con Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, l'associazione da sempre al fianco delle piccole e medie imprese di trasporto che ora più che mai hanno bisogno di qualcuno che le rappresenti a gran voce. Con Confartigianato Trasporti abbiamo fatto tanti progetti, ne abbiamo fatti in passato e ne faremo sicuramente anche in futuro. Sergio, so che avete incontrato la ministra la scorsa settimana. Com'è andata e quali sono le prospettive per il futuro? Beh, intanto un saluto a tutti, grazie per l'invito che mi dà l'opportunità, ecco, di raccontare anche un po' come è andato l'incontro con la ministra, con l'auspicio, no, rispetto a quello che dicevi in premessa, che possiamo ritornare dopo questa fase a fare delle iniziative insieme. Noi siamo sempre dalla parte dei trasportatori da questo punto di vista. L'incontro con la ministra si è svolto in un clima un po' surreale, no? Questa videoconferenza in cui ci siamo confrontati sulle tematiche contenute, intanto sulle misure contenute nel decreto legge rilancio appena varato dal governo e poi sulle problematiche inerenti al settore dell'autotrasporto, per cui ancora languono delle risposte definitive alle richieste che come organizzazione di categoria abbiamo richiesto proprio a tutela delle piccole e medie imprese di autotrasporto che rappresentiamo. La situazione ha visto proprio nei mesi del lockdown una diversificazione nell'attività delle imprese, chi ha continuato a lavorare perché appunto appartenente a quei settori di nicchia, penso all'alimentare, ai beni di prima necessità, piuttosto che al materiale ospedaliero, e quindi ha dovuto necessariamente stare sul pezzo, e chi ha, in conseguenza della chiusura della manifattura, di tutte le fabbriche, ha dovuto fermarsi. Quindi non è facile neanche ricomporre il quadro rispetto alle esigenze da porre alle istituzioni per far fronte a questa crisi improvvida che ha colpito tutte le nostre realtà. L'incontro è stato abbastanza interlocutorio. Noi, in rappresentanza appunto delle migliaia di imprese del tessuto produttivo del trasporto italiano, abbiamo lamentato la mancanza di liquidità. È una mancanza di liquidità che non è stata risolta col cosiddetto decreto liquidità, per il quale appunto vi è stata a disposizione inerenti prestiti, che di certo non hanno risolto la totalità dei problemi delle aziende, perché gravate già da rating che non vi hanno consentito di accedere a quel prestito lì, piuttosto che da utilizzazioni altre che si sono fatte degli strumenti finanziari. Quindi abbiamo chiesto delle apposite misure per il comparto. Misure che sono sfuggite purtroppo anche al decreto cosiddetto rilancio, perché sono state previste tutta una serie di norme di carattere orizzontale, generali. Sicuramente bene il fondo perduto per le imprese col calo di fatturato fino a 5 milioni di euro, piuttosto che la sospensione dei pagamenti IRAP, sia il saldo 2019 che l'acconto nella rata di giugno, l'acconto 2020. Però ecco, noi avremmo voluto dei ristori più certi per le imprese, proprio per sostenerne la liquidità, accompagnato da tutta una serie invece di regole che sono la vera essenza di quello di cui necessitano le imprese di trasporto. Oggi le imprese di trasporto non riescono ad incassare i pagamenti per i servizi già resi. Siamo in situazioni per cui da gennaio e febbraio ci sono ancora, quindi ancora pre-Covid, ancora situazioni di mancati pagamenti di fatture. Non osiamo immaginare ciò che accadrà per le fatture per i lavori eseguiti nel periodo marzo, aprile, maggio, che quindi si protrarranno ancora di là nel tempo. Quindi la prima norma che noi chiediamo è il rafforzamento dei termini di pagamento per avere una certezza. Siamo l'unico settore rispetto a tutti gli altri del comparto del trasporto, penso al trasporto aereo piuttosto che al trasporto ferroviario o al trasporto marittimo, in cui si paga a babbo morto, in cui il servizio reso viene pagato alla fine e non all'inizio, nella coalizione tra committente e trasportatore. Altro provvedimento che chiediamo è la ripubblicazione dei costi di esercizio, perché sono quelli che finalmente darebbero appunto quantomeno un riferimento certo alle imprese nella determinazione delle tariffe da effettuare con il proprio committente.
elementi, ripeto, di buonsenso, elementi che andrebbero incontro alle esigenze e del mondo produttivo, ma soprattutto della regolarità nell'affidamento dei servizi di trasporto. Quindi avremmo, grazie a queste norme, all'enforcement, al rafforzamento di queste norme, sicuramente anche una maggiore sicurezza e competitività nei vettori, negli autotrasportatori che noi rappresentiamo. Sergio, questa è l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, provocherà sicuramente una crisi forse senza precedenti, però ci lascia anche qualche lezione importante. Qual è la tua o la vostra visione in questo senso? Ma guarda, noi ci stiamo interrogando molto come associazione rispetto agli impatti che sta avendo e avrà il Covid-19 proprio su tutta la gestione e dell'emergenza e del futuro. Inevitabilmente rappresentando imprese di piccola misura, ma non per tipologia veicolare come spesso si confonde, ma per dimensione aziendale, cioè tutte quelle imprese che l'albo dell'autotrasporto ci testimonia avere in media 3 veicoli, ecco, noi rappresentiamo quelle imprese dal monoveicolare all'impresa un po' più strutturata, fino alla 15-20 di dipendenti e quindi di conseguenti mezzi, che inevitabilmente dovranno adattarsi anche con spirito di resilienza a una nuova realtà, perché muterà totalmente lo scenario, muta l'organizzazione del lavoro. Quindi il messaggio che noi ci sentiamo dalle analisi che stiamo facendo e che continueremo a fare parlando con gli imprenditori e analizzando gli scenari di mercato è un messaggio sicuramente di ottimismo, ma un messaggio rispetto al quale è necessario continuare ad operare per una migliore professionalizzazione degli imprenditori, dei manager, sicuramente una professionalizzazione costante, una formazione anche di tipo diverso rispetto alle competenze, al know-how che ci vuole per la guida e soprattutto per la gestione aziendale, perché oggi la vera sfida la cogli se sai anche guardare un minimo dal punto di vista degli scenari a quello che sarà la nuova realtà. Quindi come dire, siamo coscienti del cambiamento, come organizzazione siamo anche impegnati nel seguire passo passo le aziende e potergli anche consigliare gli strumenti giusti affinché possano anche traguardare un nuovo scenario di mercato che inevitabilmente vivremo nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni. Il mio augurio è quello di continuare a mantenere la stessa passione, energia, grinta e forza che avete e che avete sempre dimostrato come Confartigianato, sia tu che il presidente Genedani. Io mi auguro di tornare presto a fare delle attività sul territorio insieme e con questo concluderei. Ti ringrazio per il tuo tempo e grazie ancora. Grazie a voi, ce lo auguriamo tutti. A presto e viva il trasporto! Viva il trasporto!